Ma perché io sono stato in commissione fino a notte fonda per proporre una serie di emendamenti al DDL sicurezza. Fra questi emendamenti c'era proprio una richiesta di rimpinguare il fondo per manutenere e realizzare nuove case protette per le detenute madri e per i loro figli. E su questo emendamento che il Partito Democratico ha formulato, ha proposto, che è assolutamente sovrapponibile poi all'ordine del giorno che è stato presentato, l'onorevole Mantone è stata durissima, ha posto un'opposizione netta, per cui mi ha stupito non poco il fatto che invece in aula avesse chiesto di sottoscrivere l'ordine del giorno, quindi sconfessando se stessi. Questo, diciamo, atteggiamento, a mio avviso, incoerente ha portato a ritenere che fosse invece giusto sottolineare la sua incoerenza, dicendo: ma come se in commissione ti sei espresso in un modo, in aula non puoi dire una cosa completamente contraria. Questa è stata la mia, credo che sia una prerogativa, anzi è una prerogativa del parlamentare non accettare la sottoscrizione, non è un fatto personale, è solamente politico, per cogliere in contraddizione un comportamento che onestamente mi è parso profondamente incoerente. Come si è spiegato la sottoscrizione della Matone? Che mossa è? Ma bisognerebbe chiederlo a lei, la posizione è stata poi tra l'altro anche esplicitata successivamente con un intervento che lei ha fatto, mi è parso anche quello in controtendenza rispetto appunto alla sottoscrizione. Quindi ripeto, è stato un atto politico chiaro, mi hanno stupito le manifestazioni di solidarietà e di, come dire, di Pittalis, perché non c'era nessun atto offensivo, era semplicemente, ripeto, una presa di distanza rispetto a un comportamento che in commissione ha fatto sì che numerosissimi emendamenti al DDL sicurezza che noi abbiamo posto sul tema, voi sapete l'affossamento della legge che noi abbiamo proposto, la legge Siani, che nella scorsa legislatura, parlo sempre delle detenute madri con i bambini in carcere, nella scorsa legislatura aveva avuto l'approvazione della Camera con il voto contrario di Fratelli d'Italia e si aspettava solo l'approvazione in Senato. In quel governo, in quella maggioranza, ve lo ricordo, c'era Forza Italia e c'era la Lega che votarono favorevolmente a quel provvedimento. Credo che questo sia un tema che noi stiamo portando avanti e sul quale ci aspettiamo non, come dire, la sottoscrizione di un ordine del giorno, ma ci aspettiamo che la legge, vada avanti, almeno attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato al DDL sicurezza. Ecco, lì la maggioranza può dare prova e la collega Matone può dare prova di condividere le nostre preoccupazioni e le nostre istanze e di attivarsi perché venga approvato l'emendamento che noi presenteremo al DDL sicurezza sicuramente in aula.